Buongiorno, è iniziato un nuovo giorno, siamo già oltre mezzogiorno, sono stata in teatro a fare le prove e questa è una delle attività che mi rende più felice. Sto anche provando dei nuovi occhiali, niente marche particolari, ma mi piaceva l'idea di fare un po' la diva oggi, anche perché è il secondo giorno di primavera e fuori c'è un tempo splendido e questa cosa mi rende molto felice e fa un caldo terribile in questo momento. Adesso sto andando a Monza perché devo andare a trovare il mio hairstylist, devo farmi accorciare un po' la frangia e darmi una rinfrescata ai capelli. Alle lunghezze più che altro, così togliamo un po' di doppie punte e poi si va avanti con il resto della giornata. Bye bye. Back to my posticino del cuore. Quanto mi piace Monza? Tantissimo. Il mio hairstylist oggi si è superato, mi ha fatto una piega bellissima. Cioè, non me l'aveva mai fatta così, bastava dirgli un po' più wild, un po' più scompigliati e guardate il risultato. Love it! Mi sta piacendo un sacco quella frangia accorciata ovviamente, gli ho detto di tenermela un po' più piena, quindi non l'abbiamo sfilata. È tutta un po' più a tenda pesante perché la sto amando ormai. Vi sto facendo stufare con questa storia, però mi piace tantissimo. L'outfit non ve l'ho ancora fatto vedere, ma ve lo faccio vedere perché dopo mi cambio. Non mi convince, però ve lo faccio vedere. Allora, sto indossando questo vestitino salopette in questo tessuto qua che non mi viene in mente come si chiama, però non mi convince, non so, non mi dà le vibe giuste e quindi adesso mi cambierò. L'avevo detto che mi sarei cambiata, l'ho fatto. Sto indossando il maglione in lana finché è ancora possibile farlo perché tra poco li dovremo abbandonare fino al prossimo inverno. Per me questo è sempre un dramma. Ho passato il pomeriggio, vuoi venire a salutare? No? C'è anche mia sorella a casa, mi sta prendendo per il culo, cioè per i fondelli volevo dire. Ho passato il pomeriggio a lavorare al computer, ho montato e pubblicato il video in cui ho incluso anche l'intervista. È già live, per cui andatelo a vedere, il video precedente, vi lascio anche il link qua sotto. E adesso ho preparato tutte le mie borse, valigie e tutto perché sto partendo via per il weekend. Non so quanto riuscirò a farvi vedere di questo weekend, ma ecco, vedremo. Buongiorno! Oggi è mercoledì 27 marzo, fuori diluvia da un paio di giorni e io ho deciso di darmi un tono e dare un tono a questa giornata con un outfit super colorato. Quando c'è un tempo così ho proprio bisogno di fare qualcosa per aiutarmi. Stamattina mi sono svegliata che ero proprio moscia, mi sentivo tirare giù
E il workout mi ha aiutato un sacco. Il workout mi risolleva nel 99% dei casi. Ma cosa è successo negli ultimi giorni? Alla fine sono partita per il weekend e ho deciso di dedicare il tempo alle persone che sono andata a trovare, per cui non ho filmato. Poi lunedì e martedì sono stati 2 giorni invernali e quindi non sono riuscita di nuovo a filmare, ma oggi ho accumulato un po' di pacchi che ho ricevuto negli ultimi giorni e li voglio aprire insieme a voi. Ho aspettato letteralmente di aprirli con voi, per cui sono super impaziente, attacco subito con questo. Di che si tratta esattamente? Abbiamo un po' di cose per la casa, cose per la tecnologia, il computer nello specifico e cosine per me. Partirò da quelle che sono più impaziente di aprire, e cioè quelle per il computer, perché io, finché non faccio il danno, non imparo la lezione. Fortunatamente in questo caso non ho fatto un danno troppo grosso. Ho semplicemente graffiato leggermente il computer qui. Forse voi non lo vedete nemmeno, ma io lo so che c'è questo graffio. E mi dà fastidio perché l'ho fatto stupidamente, proprio trascinando il computer sul tavolo dove c'era appoggiato anche un vaso in ceramica. L'ho strisciato e l'ho graffiato. Fine, è andata così. Finora non ho mai protetto il computer perché diciamo che lo tenevo di base in casa e in casa non è che ci sono grossi rischi. Il problema si pone quando lo devo portare in giro. Per quando lo devo portare in giro ho una sacca troppo grande per le misure del computer e non troppo protettiva. Protegge, sui lati, ma non sui bordini. E questa cosa non va bene. Questa è una sacca, tra l'altro, che ho comprato da H&M un po' di tempo fa. E l'ho lavata nel mentre e ci sono rimaste delle macchie sopra ed è un po' consumatina, diciamo che non fa più il suo lavoro, per cui è arrivato il momento di cambiarla. Ma poi ho pensato anche al fatto di come viaggio quando porto il computer in giro. Quindi, a parte la sacca del computer, ho sacca con hard disk e varie chiavette, schede di memoria, più la sacca per il caricatore. Poi dovrei comprare anche un mouse, quindi ogni volta riempio lo zaino di sacche, sacchettini, sacchettoni, che tra l'altro non fanno nemmeno il loro lavoro, nel senso che non sono proprio adatte per l'uso che faccio io, perché non proteggono bene le mie cosine. Allora, ho comprato delle cose per ovviare a questi problemi. Ho ordinato il tutto su Amazon perché è la cosa più comoda per me e ho preso come prima cosa 2 custodie per il computer. Ne ho prese due perché ero indecisa tra 2 modelli. Intanto, per il computer che usavo al lavoro, quindi quello del lavoro e dell'azienda per cui lavoravo, avevo una custodia di questa marca qua, Musiso, con il finish opaco e del colore bordeaux. Era bella, ma non mi piaceva perché ogni volta che la toccavi rimaneva sopra proprio l'impronta. Pensando che fosse una cosa più dovuta al colore, ho deciso di prenderle trasparenti. La seconda custodia è trasparente, però lucida. In questo caso la marca è boh, Blue Swan. Questa è trasparente proprio. Guardate qua. Abbiamo una dal finish opaco e una trasparente. Non so sinceramente quale prendere, forse preferisco quella opaca, però boh, adesso capiamo. Questa, tra l'altro, in dotazione ha anche un tappetino per il mouse, però è in tessuto. Io pensavo fosse tipo una roba più tipo similpelle, però ha questa parte qua un po' più
aderente e più pesante, per cui dovrebbe funzionare bene col mouse. Purtroppo non ne ho uno per provarlo. E poi ha anche la copertura della tastiera, cosa che a me interessava non tanto per coprire la tastiera, quanto per coprire la tastiera quando chiudo il computer. Perché con il computer del lavoro nel tempo ho notato che quando lo chiudevo, in qualche modo i tasti andavano a lasciare dei segni sullo schermo. Io ci tengo tanto allo schermo perché è una delle cose più importanti per me che lavoro tanto al computer. Boh, ci devo pensare. Deciderò entro la fine di questo video. Poi ho preso un'altra cosina per il computer. Siccome quella custodia lì che avevo prima non mi soddisfa più, perché poi gli accessori da trasportare sono tanti, ne ho presa un'altra. Ho preso una sacca per il computer che sono consapevole sia più grande, però ha un uso un pochino più ampio, può essere proprio trasportata anche solo con il computer in giro, ha il manico, dovrebbe, sì, non dovrebbe, ha anche la tracolla, adesso la tiriamo fuori e ti permette di usarla in modi veramente diversi, anche addirittura attaccandola alla valigia, che cosa che è a me spesso in viaggio serve perché mettere il computer tutte le volte dentro lo zaino, fuori dallo zaino, dentro, fuori, perché magari nell'attesa lavoro un po', mi diventa complicato perché a volte lo zaino lo usi anche per altre cose, per cui una volta che passi i controlli lo tiri fuori, lo tieni nella sacca ed è molto più comodo da utilizzare anche in aereo perché hai a portata di mano tutti gli accessori. Ha diverse tasche, una tasca esterna dietro, poi due tasche qui davanti per tutti gli accessori, poi la tasca principale per il computer e ovviamente la tracolla. La cosa che apprezzo tantissimo subito è la qualità. È molto molto spessa, imbottita e come viene descritto anche nel video, ha proprio questi bordini qua rinforzati per permettere di proteggere il computer da eventuali urti. La marca è Inatec e la sto adorando, è un po' più grande rispetto alle dimensioni del mio computer. Mi sarebbe piaciuto averlo un pochino più immobile dentro, però questo mi permetterà di sfruttare bene anche le tasche esterne. Poi, se lo devo infilare nello zaino, ci entra alla perfezione. Io ho un Fjällräven ed è proprio delle dimensioni giuste dello zaino. E così riesco a mantenere tutto più in ordine perché con le taschine esterne posso riporre in ordine il caricatore e poi il mio hard disk senza usare l'ennesima borsina. Che bello! Non so come farvelo vedere, ma le taschine, la taschina interna, questa qua, ha anche degli elastichini, tre scomparti per... Oddio, come ve la faccio dire? Per tenere le cose più, ancora più in ordine, ne vedete? Ecco qua. Comunque, ci posso mettere il mio hard disk, le mie SD, anche per le SD devo trovare una soluzione diversa. Sì, solo una tasca agli elastichini. Wow, è perfetta. L'unica cosa che non mi convince è che è leggermente più grande rispetto al computer, per cui adesso voglio vedere solo se c'è una dimensione un pochino più piccola, proprio col centimetro in meno.
da avere il computer proprio immobilizzato dentro la custodia. Per il resto è veramente perfetta, è anche impermeabile e ha anche uno stile davvero molto elegante. Mi sta piacendo tantissimo, anche eventualmente come borsa del computer, che non si usa molto ultimamente, però ogni tanto può servire. Ottima soluzione questa. Ottimo acquisto. Passiamo ora a un'altra cosina che non è un acquisto letteralmente, però è comunque un acquisto. Ho partecipato per la prima volta in tutta la mia vita alla raccolta punti dell'Esselunga perché c'erano i coltelli Berkel e li volevo ovviamente perché mi sono fatta attirare dalla qualità che promettono. Mi incuriosiva anche questo discorso di questi coltelli da chef così costosi, perché ad esempio questo qua sul mercato costa 45 euro, per cui ho detto dovranno essere per forza dei super coltelli. E visto che comunque la spesa all'Esselunga la faccio regolarmente e poi il costo sommato ai punti non era eccessivo, li ho voluti prendere e provare. Ne ho presi tre. Allora, il primo è il coltello spelucchino, quello per pelare le cose, la frutta. Non so se è comodo per le patate forse no. Non lo so, devo anche imparare perché non ho minimamente idea dei vari coltelli della cucina, cioè ho un'idea vaga di come si devono usare, però non è che sono proprio una pro, quindi mi documenterò e vi farò vedere. Però è bello, è molto bello, è pesante, ovviamente il manico ha un certo peso, il manico è bordeaux, che così a primo impatto non è una cosa che comprerei, però ha un certo stile, un certo design e mi piaceva l'idea di provarli. La lama è bellissima, comunque è un coltello molto solido, la qualità si percepisce anche senza ancora usarli. Il secondo coltello è il Santoku, che è il coltello giapponese che sostituisce quello da chef o quello da cucina, quello solito da cucina classico. Ho scelto questo perché mi piaceva di più lo stile e il modo di utilizzarlo, che è leggermente diverso da quello classico da cucina. Per cui, mentre quello da cucina è un po' più un movimento un po' più, non so neanche come definirlo in questo modo qua. Questo è diverso, si deve appoggiare la punta e sminuzzare le cose. E mi piaceva l'idea per quando faccio le verdure wok. E anche qui ha un peso abbastanza importante, la lama è veramente bellissima e il manico ergonomico. E il terzo infine è quello per il pane. Perché ovviamente sono, diciamo, i tre coltelli che bisogna avere di base. Ho pensato un po' anche all'uso che farei io, poi c'erano altri coltelli, tipo quello da bistecca, quello per tagliare grossi pezzi di carne, ma io non mangio la carne, quindi per me erano un po' inutili, spreco di soldi e spreco di spazio, per cui ho comprato proprio quelli che mi servivano. Questo qua da pane mi piace tantissimo, è proprio bello, molto elegante e la cosa che apprezzo è proprio il peso. Si sente che sono dei coltelli di qualità perché quelli che ho qua che in casa che non li ho scelti io, probabilmente li ha presi mio papà o la sua ex. Comunque, non è di qualità perché lo sento proprio leggerissimo e la lama si piega. Se devi tagliare di precisione il pane, non fa bene il suo lavoro. Mentre questa lama, guardate qua, è proprio solida, non si piega tantissimo,
si piega un pochino leggermente, però non si piega tanto come si piegherebbe un coltello di qualità base. Questi sono gli acquisti per la casa. Un'ultima cosa che vorrei aprire con voi è un oggetto che fa parte di una collaborazione che ho fatto con un brand, XLab, su Instagram. Quindi ho creato un reel per loro, per Instagram, ma ve lo voglio far vedere anche qua perché è un oggetto veramente valido. Di cosa si tratta? Sono un paio di occhiali, ma vorrei partire proprio da tutto. A partire dalla scatola, dal contenitore esterno, perché è quello che per me rispecchia qualità, bellezza e ricercatezza nelle cose, anche nei minimi dettagli. La scatola è veramente bella, di cartone, plastica usata zero. Forse c'era, sì, questa qua che proteggeva solo gli occhiali e fine. La scatola in sé è bellissima. È un cartone pesante, con un rivestimento molto bello, quindi anche una scatola riutilizzabile. Poi dentro in dotazione c'è il panno per gli occhiali, bellissimo anche questo, e poi la custodia degli occhiali in similpelle, però una similpelle di una qualità alta. Non ha quell'odore di similpelle plasticaccia. L'odore è quasi impercettibile ed è veramente piacevole al tatto e comunque solida. Dentro ha questo vellutino di nuovo sintetico, non c'è nulla di animale qui. E poi gli occhiali li sto adorando, sono bellissimi. Oddio, praticamente qua a destra c'è lo schermo della telecamera e con gli occhiali su non riesco a vederlo, si è oscurato. Perché sono ovviamente occhiali da sole polarizzati e sono bellissimi. Li sto adorando perché li ho proprio creati io, nel senso che sul sito hai la possibilità di sceglierti la montatura, la fantasia per la montatura. E il colore delle lenti. Io ho solo un paio di occhiali, sono neri e volevo un paio di occhiali un pochino più caldi, un po' più estivi, e questi li volevo da un po', per cui proprio la possibilità di scegliere il colore della montatura, che è questo un po' più leopardato, più il colore delle lenti che ho voluto apposta, marrone in tinta con la montatura e la forma lo rendono il mio occhiale perfetto. Proprio lo volevo da un sacco di tempo e sono super felice di questa new entry nella mia selezione di accessori. Penso che mi doni comunque un sacco. Voi cosa ne pensate? Io li sto amando perché poi le lenti sono super belle. Belle, proprio la qualità degli occhiali per me sta prima di tutto nelle lenti e queste lenti sono perfette. Io non sopporto quelle lenti cheap che quando cammini ti sembra che abbiano un po' un grandangolo e non sai dove metti il piede, ti fanno venire il mal di testa. Queste non sono così, queste sono perfette. E poi la montatura è molto pesante, diciamo, nel termine dell'occhiale, non è pesante da pesare sul naso, ma è pesante, cioè ha un certo peso che indica di nuovo un certo tipo di qualità, perché non è una montatura cheap che quando chiudi scricchiola o che hai paura anche solo di toccare che va in pezzi. Diciamo che sono gli occhiali perfetti e per la qualità che offrono e lo stile, il prezzo è veramente conveniente. Ci sono occhiali dai 60 euro in su. Questi, se non ricordo male, costano 70-80 euro. Vi lascerò tutti i link al sito qua nella descrizione, così che possete andare a dare un'occhiata e trovare magari il vostro paio perfetto di occhiali per l'estate.
Io sono super contenta di questa collaborazione, le sto amando talmente tanto che per Instagram mi hanno chiesto un solo reel, un solo contenuto, ma io ne farò tipo tre di mia spontanea iniziativa perché li sto amando e penso che tutti debbano scoprirli e trovare il proprio paio di occhiali perfetti. È anche divertente questa cosa di crearli sulle proprie preferenze e aspettative. E questa è proprio la cosa che ho amato di più. Queste sono le new entry, non mi sono ancora decisa sulla cover. Non saprei. Sono stata indecisa fino all'ultimo, ma alla fine questa qua è anche un pochino più alta e la plastica è molto più rigida e meno ergonomica, mentre questa è proprio, si incastra alla perfezione sul computer. E adesso che lo vedo sopra il computer, sono ancora più convinta della scelta. Lo rende proprio bello, bello, neutro e protetto. È arrivato il mio momento preferito, il pranzo, e mi sono preparata un piatto di linguine con un sugo speciale che voglio assaggiare prima di dirvi che cos'è, e poi le cimette di rapa. Allora, assaggiamo subito il sugo. Buonissimo. È un sugo ai funghi porcini di Biffi. Io solitamente queste cose non le compro, però l'ho visto e lo volevo provare perché è 100% vegetale, senza glutine e senza aglio. La combo perfetta. Gli ingredienti sono olio di semi di girasole, polpa di pomodoro, funghi porcini, funghi champignon e poi cipolle, sale, amido di mais e prezzemolo e pepe nero. Buonissimo! Mi sta piacendo un sacco. Percentuale di funghi porcini 18%, che è una buona percentuale, e poi funghi champignon 7%, quindi abbiamo un totale di 25% di funghi. Non ho aggiunto altro perché volevo provarlo così, ma adesso per completare il piatto ci metto le mie solite noci grattugiate. E questo è il pranzo di oggi. Assaggio veloce con le noci. Ancora più buono. Questa è un'idea di pranzo veg perfetta. Buonasera. Si è fatta ormai l'ora di dopo cena e io non ho ancora cenato. Oggi pomeriggio non ho fatto niente di troppo entusiasmante, ma sono stata molto produttiva. Ho fatto un bel po' di ordine dentro la mia roba tecnica, nel senso di tecnologia per i miei video.
Poi ho buttato un po' di carte, scartoffie, ho fatto un po' di pulizia, insomma. E poi ho lavorato un sacco al computer e veramente ho fatto tante di quelle cose che rimandavo da un sacco di tempo, per cui non ho filmato, ma adesso sto tornando dal supermercato. Sono andata ad Esselunga a fare un po' di spesa perché mi mancavano giusto due o tre cosine, poi puntualmente 45 euro così, ma vabbè, facciamo un veloce unboxing. Prima di tutto il basilico. Lo sentite il profumo? Io quando comincio a trovare il basilico fresco al supermercato sento che sta arrivando l'estate. È prematuro per dirlo, ma è così. Poi ho preso le uova, queste le mangio in quantità quasi industriali. È sempre utile averne un po' a casa. Una nuova tisana da provare, Namaste, puro rilassamento con camomilla, timo limone, tra l'altro, boh, sarà un timo che sa di limone, non lo so, e passiflora. Ora, io amo bermi una tisanina. Che profumo! Anche prima di andare a dormire. E voglio vedere gli ingredienti perché il profumo è veramente buonissimo. Abbiamo melissa, camomilla, liquirizia. Questa si sentiva tanto, infatti. Robois, cannella, sì. C'è. Timo limone, passiflora e rosmarino. Anche il rosmarino è un ingrediente che amo proprio nelle tisane, lo adoro. Spesso faccio un infuso di limone, zenzero e rosmarino. È super fresco e buonissimo. I miei cracker, i soliti, Galbusera gluten free. Ho ricomprato le linguine perché ho finito ovviamente il pacchetto. Il pane. Questo è per mia sorella e mio papà, il pane rustico, il buon pane. Questo io lo prendo sempre all'Esselunga, non so se lo vendono anche da altre parti. Poi il caffè Molinari per fare il caffè americano. Il mio pane Char cereale gluten free. I ceci, ovviamente, questi immancabili nella mia dispensa, e un contorno di verdure, uno dei miei preferiti, se non il preferito, Orogel Leggerezza. Che altro abbiamo poi? Banane, rigorosamente bio. I datteri Maggiol, questi li mangio come spuntino con il burro d'arachidi, è quello sempre di Fiorentini. Due avocado, perché sento il bisogno di mangiare più spesso il mio toast avocado e uovo, altri ceci. Il mio yogurt preferito, Kir Pappa Reale, e poi le patate novelle. Io adoro le patate, le mangerei all'infinito, in tutto, con tutto, diverse volte al giorno, anche a colazione. E infine lo struccante Nivea Waterproof Bifase. Questa è la mia spesa. Ora vado a preparare la cena e a mangiare perché è tardissimo. E infatti, le verdure è preferibile mangiarle fresche, ma siccome spesso mi riduco in queste situazioni qua, che sono le 20:46 e non ho ancora cenato, è comodo avere delle verdure surgelate pronte da buttare in padella e prepararle. Perché è sempre meglio una verdura surgelata piuttosto che niente verdure. Quando riesco preferisco le verdure fresche, se non riesco mi prendo sempre qualche cosa per emergenze tipo questa.
Basta, è tutto per oggi, è tutto per questo video. Ci vediamo nel prossimo, ma fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!